Questo video presenta una conversazione telefonica tra due italiani. Una signora telefona all'ufficio di una ASL, azienda sanitaria locale, e parla con un impiegato. La signora non chiede informazioni per se stessa, ma per una sua amica straniera. La sua amica vuole sapere se una persona straniera, extra Unione Europea, può avere una copertura medica. L'impiegato le risponde che è possibile avere una copertura medica anche se si è stranieri, ma bisogna avere alcuni requisiti: permesso di soggiorno, lavoro, famiglia, eccetera. Altrimenti bisogna rivolgersi a una compagnia di assicurazione privata a pagamento. ASL, buongiorno. Buongiorno, senta, vorrei delle informazioni riguardo la copertura medica per una persona straniera, non dell'Unione Europea. Ma la copertura non è per lei? No, sarebbe per una mia conoscente, che però non parla bene l'italiano e ha chiesto a me di telefonare per avere queste informazioni. Ho capito. Allora diciamo subito che la nuova tessera sanitaria dà diritto a tutte le cure mediche, non solo a quelle urgenti, e può essere rilasciata anche ai cittadini extracomunitari. E anche in questo caso è gratuita. Certamente. E cosa si dovrebbe fare per averla? Occorre un regolare permesso di soggiorno o la richiesta di rinnovo. I motivi che danno diritto alla tessera sono soprattutto legati al lavoro. Ad esempio, la si può richiedere per attività di lavoro subordinato, se si è iscritti nelle liste di collocamento, se si fa un lavoro autonomo, per motivi familiari e di ricongiungimento familiare, e per motivi di salute. Ma non sono sicura che la mia amica abbia questi requisiti. Ovviamente non conosco la situazione della signora di cui mi parla. Di solito chi non ha diritto alla tessera sanitaria ha una copertura assicurativa privata, che però ha un costo, ma di questo farebbe meglio a parlare con un agente di assicurazione. Ho capito, ma pensa che potrebbe costare molto? Beh, dipende da diversi fattori. Per una sola persona costa più cara, mentre so che fanno sconti per i nuclei familiari. Inoltre il costo dovrebbe variare in base all'età. Se la sua amica è giovane non dovrebbe pagare troppo. Tenga presente che se la signora non ha i requisiti per la tessera sanitaria pubblica, dovrebbe comunque avere una copertura privata. Però, come le ho detto, le converrebbe informarsi presso un'agenzia di assicurazione. Va bene, la ringrazio, mi è stato di grande aiuto. Di niente. Buona giornata. Buona giornata anche a lei.